Abbiamo con noi Mino Grossi, segretario generale della UIL di Cremona, al quale chiediamo una riflessione sul 60° anniversario della fondazione della UIL nazionale. Come sicuramente sapete, quest'anno ricorre il 60° anniversario anche della fondazione della CISL, e quindi leggere quella scelta di allora rispetto alle problematiche di oggi. Sì, è molto bello ricordare questi 60 anni di lavoro. Li abbiamo celebrati proprio il 5 di marzo a Roma, in una grande assemblea, dove sostanzialmente Piero Craveri, che è un grande storico del movimento sindacale, un docente importante che ha tracciato i percorsi del movimento sindacale in questi anni, scrivendo anche molti libri, ha fatto proprio una storia di cosa è successo in quegli anni, legittimando sostanzialmente la nascita della UIL come un'opzione di dissenso, allora con impostazioni massimaliste, non autonome, che c'era nel movimento sindacale, facendo sin da allora una forte scelta di autonomia e di riformismo. Un percorso che è stato tracciato poi in questi anni. C'è però anche un'attualità rispetto ai tempi odierni. Non dobbiamo dimenticare quello che è avvenuto in questi due anni. Gli effetti della crisi ci danno il segnale di alcuni concetti che allora si dicevano, non conoscendo come sarebbe andato il mondo nei prossimi decenni, nei decenni successivi, e anche quello un tracciato di riformismo mondiale, di una cultura di governare il mondo. Si usciva già in alcuni tracciati, ribellandosi un po' a un mondo bipolare, e questa cosa oggi è ancora più importante. E c'è una continuità, insomma. Il secondo elemento forte che voglio richiamare di allora è che per un po' la nostra lettura è un grande senso di tolleranza che c'era allora rispetto ai concetti. C'era un po' una lettura, come dire, da parte di altre forze sindacali, in particolare la CGIL, che era molto legata a alcuni concetti internazionali di lettura del mondo, diversi dai nostri, con poca autonomia rispetto al sistema dei partiti. Questa cosa oggi è ancora più importante, e quel richiamo all'autonomia, a questa lettura indipendente è ancora più forte, proprio perché destra e sinistra o centrodestra e sinistra possono oggi governare, ma dovranno lavorare su un terreno molto difficile, che sarà quello di una competizione molto forte, di una grande crisi, di debiti pubblici, e quindi l'autonomia delle forze sindacali per poter salvaguardare i propri interessi, gli interessi dei propri rappresentanti, è ovviamente decisiva. Questo richiamo è ancora molto importante. C'era presente in questa giornata anche il Presidente del Consiglio, anche altri esponenti dell'opposizione, c'era Bersani, che ha partecipato il giorno prima insieme a Tremonti a un tema, a un dibattito sulle tasse. Ecco, questo richiamo all'autonomia rispetto alle componenti politiche è fondamentale. Non vuol dire non avere idee, non vuol dire non avere identità e non vuol dire non cogliere differenze. Lo fu allora e lo fu anche oggi. Il grande richiamo, la grande diversità che c'è da oggi rispetto allora è che anche la UIL nacque allora con riferimento ad alcuni partiti, pur richiamando l'autonomia. Compagnia Socialista, Socialdemocratica, Repubblicana fecero delle scelte di dissenso con la grande CGIL di allora sulla base di questi richiami, soprattutto internazionali. Oggi queste cose non ci sono più, sono diverse, non c'è nessun rapporto con i partiti, pur avendo noi dei riferimenti individuali, personali, di gruppo, con alcune componenti politiche. Però ecco, il richiamo di fondo è quello dell'autonomia sindacale, che viene riconfermata oggi come allora come un elemento vitale per i prossimi anni. Quindi oggi il sindacato non è più cinghia di trasmissione. Negli anni 70-80 la CGIL era considerata cinghia di trasmissione del Partito Comunista, dell'ala di sinistra socialista, la UIL in qualche modo faceva riferimento al PSI di Craxi, e la CISL all'area democristiana. Oggi questa connotazione non c'è più. No, oggi non c'è più, questi elementi non sono più attuali, ci sono dei riferimenti ideali, no? Per la CISL il riferimento a un sindacato cattolico è fondante della loro costituzione di sindacati, perché come noi la CISL è una federazione di sindacati. Per la UIL il richiamo è proprio quello laico. Laico non vuol dire non rispetto delle religioni o del senso ideale che qualcuno può avere, anzi, non è questo. Laicità vuol dire veramente nel senso culturale, forte, se vogliamo richiamare Bobbio, insomma questa lettura laica vuol dire avere sostanzialmente pensare le proprie idee e non avere niente all'esterno che ci condizioni in modo forte ed avere, come dire, un detto comune, insomma, no? Io sono molto avversario, dice, molto avversario dei caratteri ideologici, no? L'ideologia è un po', come dire, non ripensare i pensieri, no? Lasciandoli come elementi, come qualcosa di indiscutibile. Questo per noi non va bene. La città vuol dire separazione in termini precisi, netti, ad esempio dal sistema dei partiti, dal sistema di governo, ma con la massima autonomia, cogliendo le cose buone che ci possono essere, con la massima laicità che si può avere su questi tipi di definizioni. Quindi negli anni 70-80 l'obiettivo dichiarato era l'unità sindacale. Certo. Oggi invece non è più questo l'obiettivo.
Obiettivo sicuramente non lo è, per come era l'unità sindacale negli anni 70, che anni 70 si sognava cosa si dovesse fare per andare da una federazione a un rapporto unitario molto solido. Io ricordo anche con un sorriso quando una volta mi si disse: tu probabilmente farai il segretario a Cremona della CGIL e UIL insieme, perché noi avremmo contrattato due province come Lombardia, forse tre. Si discuteva addirittura di queste cose, era una fase diversa. Oggi l'unità sindacale è fondamentale ed è importante, però non deve essere fatta come un valore in sé, ma bisogna capire quali sono gli obiettivi per cui la facciamo di volta in volta, cioè avere uno scopo per l'unità, un passo avanti, non soltanto fermarci, sederci su un criterio di unità fine a se stesso. Questo oggi non serve, perché molto spesso le differenze di idee le abbiamo e in alcuni casi sono, non dico in contrapposizione, ma molto diverse rispetto ai percorsi che dobbiamo fare. Poi dopo ci si è separati, no? Credo che questa riflessione sull'arbitrato vada fatta, come dire, in modo più serenamente, in modo più sereno da parte di CGIL e CGIL, perché le condizioni per fare un passo avanti ci sono assolutamente, concependo l'arbitrato come l'abbiamo scritto allora, una cosa in più per il mondo, per il lavoratore, per il mondo del lavoro da poter utilizzare. Ma a volte si ha l'impressione che il governo forzi per ottenere rotture e divisioni. Certo, questo è possibile, che il governo faccia delle forzature, a volte lo notiamo anche noi, a volte diciamo che il governo sbaglia quando fa queste forzature, ad esempio sulla legge sull'arbitrato abbiamo detto che i concetti si potevano condividere, la legge era fatta male, l'abbiamo detto, era fatta in modo rafforzata, proprio messa su come fosse un puzzle di idee diverse messe insieme, che era uscita in modo sbagliato dalle commissioni della Camera e del Senato, la discussione era data immediatamente al Parlamento, e l'elemento più grave che abbiamo denunciato è che ad esempio in questo caso non era passato, come noi desideriamo come UIL da sempre, che la legge sia a sostegno dei rapporti fra le forze sociali, cioè che una legge sull'arbitrato, visto l'oggetto, visto il tema del quale che coinvolge i lavoratori in modo molto stretto, passi attraverso il confronto fra le parti sociali con delle intese e poi si passi ovviamente all'arbitrato. La lettera di intenti che due giorni dopo ho fatto la legge, abbiamo fatto CISL, UIL, tutte le associazioni sindacali, non la CGIL e tutte le forze di datori di lavoro, compresa la Lega delle Cooperative che inizialmente non aveva aderito, cosa vuol dire? Per togliere il tema dell'articolo 18 che era stato secondo noi strumentalmente inserito, vuol dire che ci sono le volontà da parte delle parti sociali di trovare delle intese che poi il Parlamento deve recepire. Invece il governo qui è esagerato facendo una cosa sbagliata che l'abbiamo detto, infatti noi diciamo che questa legge va rifatta. Abbiamo condiviso integralmente il punto di vista del Presidente della Repubblica, che ha sollevato dei temi che abbiamo ufficialmente condiviso. Proprio una settimana fa a Milano Ichino, Cazzola e Angeletti si sono confrontati su questo tema e hanno avuto unitariamente un punto di vista preciso rispetto a cogliere le impostazioni che il Presidente della Repubblica ci ha dato proprio su questo tema, riportandolo al Parlamento. Bene, fine.